Bene, peccato veramente, ci sono delle partite dove pur sbagliando stai facendo la cosa giusta e questa secondo me è stata la partita perfetta perché penso che il divario del primo tempo era dovuto a errori nel tiro da 3 punti, comunque di tiri ottimi, di tiri bene costruiti. E abbiamo ovviamente sofferto rimbalzo nel loro periodo migliore, ma abbiamo sempre giocato, direi anche un'ottima pallacanestro per quello che sono anche le nostre corde. Peccato perché la parabola del tiro di Mancinelli mi ha cacciato l'urlo in gola. E dovevamo gestire meglio il nostro ultimo pallone, probabilmente cercando di attaccare essendo sopra di due e attaccare in maniera diversa, però la palla è andata al nostro giocatore più esperto negli esterni, più rappresentativo ed è andata così. È un peccato perché abbiamo giocato bene, onestamente abbiamo giocato bene, pur nelle difficoltà. Ci teniamo questo, è pochissimo, ci teniamo questo. Mi dispiace le critiche che a qualche giocatore ho sentito anche il primo tempo, ho detto ai ragazzi, noi dobbiamo, dei mogugni, no? Noi dobbiamo capire chi siamo e dove siamo anche a quelli al di fuori di noi e pensare che la squadra stia facendo il massimo. Io sentite, mi piace parlarne, mi dispiace parlarne dopo questa partita, ma noi dobbiamo pensare che siamo questi, dobbiamo pensare che stiamo lottando, stiamo cercando di migliorare, stiamo riuscendo a migliorare, stiamo migliorando. Abbiamo un obiettivo davanti e per centrare l'obiettivo ci vuole l'unità. Da parte nostra ce la mettiamo sempre tutta, ce l'abbiamo messo tutta. E questa sconfitta mi brucia soprattutto per i ragazzi, perché dal primo all'ultimo hanno tutti grande voglia di migliorare, lavorano alla grande e ci voleva questa vittoria, ci voleva nella serata del derby, nella serata del grande recupero nella serata di questo tipo di partita. Teniamo botta, pensiamo al prossimo allenamento e pensiamo a quello che dobbiamo fare per ammazzare le partite, per vincere le partite quando abbiamo la possibilità. Questa è l'unica cosa che mi sento di dire oggi, tattica e tecnico ai ragazzi. Domande? Ok, prego. Ho trovato su Dell, prego tranquille, non so se l'avete studiato. 2 settimane fa l'abbiamo studiata, poi siamo andati ad Orzinuovi in quelle condizioni e non c'è stato il tempo di provarla, ma era una cosa che avevamo pensato con i ragazzi e con lo staff 2 settimane fa. Probabilmente sarà sempre così. Non lo so, non lo so. Gasparini non era così messo male su quello che ha dato, quello che ha fatto. Domande? Grazie.